Grazie. Io verrò tradotto perché purtroppo non sono riuscita a imparare la lingua più bella del mondo. Signore e signori, è un'epoca di crisi. Le epoche della crisi sono state sempre epoche ottime per la filosofia. Ripeto in modo che sentiate tutti. I periodi di grandi crisi sociali sono sempre stati periodi eccellenti per il fiorire della filosofia. E penso quindi che noi siamo qui proprio nel momento giusto. Questa è in primis una crisi della verità. E come potrebbe essere diversa la situazione, considerando che ci sono dei clown dell'horror e dei buffoni al capo dei paesi occidentali. Fake news. Questa è la parola del momento. E le virtù del fast checking sembrano essere una panacea. Siamo così disperati da dire che viviamo in un'epoca della post-verità, quindi, come se questo fosse possibile. Ogni epoca parla del fatto di essere in una grande crisi. E io vorrei portarvi indietro ad una grande crisi che assomiglia a quella attuale, che ha rappresentato una grande epoca della filosofia. Si tratta degli anni venti, che nella zona, nell'area di lingua tedesca, hanno portato a un grande progresso della filosofia. Questi anni venti assomigliano alla nostra epoca in modo molto forte, inquietante. Con la fine della guerra mondiale nell'area di lingua tedesca, la società si trovava in una fase di grande disorientamento e anche la struttura politica precedente non era più presente. E era stato portato a termine un racconto su cosa potesse essere l'uomo e su cosa fosse l'uomo. Era il racconto di Kant sulla civilizzazione dell'uomo attraverso la formazione. In questa situazione in Germania si presentano giovani pensatori geniali e molto dotati e cercano di ripensare le basi della propria cultura. Io ho dedicato a questi quattro pensatori un vero e proprio libro, quindi Il tempo degli stregoni. E nonostante non si parli della nostra epoca, quindi del nostro presente, diciamo che è molto vicino a quello che stiamo vivendo. Quindi qual era lo spirito dell'epoca degli anni venti? Era un'epoca nella quale le informazioni si muovevano sempre più velocemente. Un'epoca caratterizzata da grandi accelerazioni a seguito del progresso tecnologico, ad esempio a seguito della radio, il film, il telefono. Le persone vivevano in un'epoca in cui le informazioni si muovevano, scorrevano in modo sempre più rapido
E la causa era la crisi causata dalla propaganda della Prima Guerra Mondiale. La crisi della fiducia, non c'era ancora il concetto di fake news, ma c'era già questa consapevolezza della difficoltà di capire cosa fosse la verità. Negli anni 20 ci fu una grande spinta verso la globalizzazione. Grazie all'auto, grazie al dirigibile, grazie al transatlantico. Improvvisamente, grazie a tutti questi nuovi mezzi di trasporto, il mondo era diventato più piccolo. E nonostante fosse affascinante vedere con che velocità ci si potesse muovere da un continente all'altro, le persone avevano paura del piccolo. E c'era anche una situazione nella quale le democrazie occidentali erano deboli e indebolite, erano giovani e indebolite. Le forze estreme cercavano di contendersi la rabbia della popolazione. Questo è stato molto critico, ad esempio, all'interno della Repubblica di Weimar, ma devo dire anche qua in Italia. Quindi spinta verso la globalizzazione, accelerazione rapida, crisi della democrazia. Tutti questi concetti ci dovrebbero essere ben noti. E se consideriamo anche che gli anni 20 furono un periodo di grande instabilità economica, allora la domanda è molto semplice. Chi sono stati i grandi pensatori degli anni 20? E non è che eventualmente abbiano ancora molto da dirci oggi. Io oggi mi concentrerò su due pensatori di grandissima importanza per il pensiero del XX secolo, ossia Ludwig Wittgenstein e Martin Heidegger. Entrambi escono come giovani dalla guerra e cercano di trovare una nuova lingua per la propria esistenza, per la propria cultura e per il rapporto tra l'uomo e la verità. E una delle domande che loro danno alla questione fondamentale della filosofia, ossia cos'è l'uomo, è che la risposta è che l'uomo è un essere parlante. La lingua quindi è la base, il fondamento della nostra forma di vita. E questo per la verità significa anche che la verità ci viene data dalla lingua, attraverso la lingua. Noi parliamo molto della verità, ma quello che può essere vero è, secondo la convinzione di questi due pensatori, una frase, un'affermazione. È una limitazione dello spazio della verità. Tutto quello che può essere vero è una verità linguistica. In questo contesto, Wittgenstein, giovane soldato, sul fronte, e all'interno di un campo di prigionia per prigionieri di guerra non lontano da qui, a Campesino, lì elabora lui la sua prima grande opera, il Tractatus Logicus Philosophicus. Quest'opera si inserisce in una lunga tradizione di lavori filosofici che hanno lo stesso obiettivo. Vogliono
tracciare un confine tra le frasi della nostra lingua, che sono veritiere, e quelle che invece lo sembrano solo. Noi parliamo molto, molte frasi che pronunciamo, secondo la convinzione di Wittgenstein, sono prive di senso per poter essere vere, veritiere. Quindi all'interno del suo testo lui sviluppa un criterio che sottolinea appunto questa, che realizza questa suddivisione, questa separazione. E il risultato è uno scandalo. Lo scandalo consiste nel fatto che le frasi della filosofia, sviluppate da Wittgenstein secondo il metodo della logica, sono insensate. La filosofia non può parlare in modo veritiero di quello di cui vorrebbe parlare. Le uniche frasi che possono essere veritiere vengono sviluppate dagli scienziati. Solo le scienze riescono a riprodurre la realtà così com'è. Questa è una grande offesa per la filosofia. Ma Wittgenstein all'interno di questo libro fa un altro passo geniale. Dice che tutte le frasi del suo stesso libro, sulla base del criterio che lui ha sviluppato all'interno dello stesso libro, appunto, sono ugualmente insensate. E Wittgenstein non sarebbe il grande filosofo che noi conosciamo se lui per questi paradossi, per queste situazioni, non avesse trovato un'immagine, una meravigliosa immagine poetica. Lui dice che le frasi del mio libro sono come gli scalini di una scala. Dobbiamo salire scrivendo, appunto, salire i gradini scrivendo frase dopo frase. E quando siamo arrivati in alto, e quando abbiamo visto che tutte queste frasi sono prive di senso, dobbiamo essere noi a scuotere, distruggere questa scala. La morale quindi per Wittgenstein è la seguente. C'è una verità scientifica e c'è una verità esistenziale. Questa verità esistenziale non può essere toccata, non può essere modificata dalla filosofia. Considerando, applicando questa alla nostra situazione attuale, al presente, possiamo trarre il seguente insegnamento. Wittgenstein si rientra all'interno del suo trattato. Lui scrive che anche se tutte le nostre questioni fossero risolte, tutti i nostri problemi fossero risolti, quelli esistenziali ci sarebbero allo stesso modo, rimarrebbero. E penso che questo possa dare una risposta interessante alla domanda cosa possono produrre i fatti. Noi oggi nell'epoca della fake news pensiamo che i fatti siano l'unica medicina per una democrazia. E questo è vero, bisogna capire appunto dove bisogna agire, dove sia il caso di agire. Però è sbagliato pensare che i fatti possano salvare o sostenere una democrazia.
E per parafrasare quello che dice Wittgenstein, anche se noi conoscessimo tutti i fatti di natura sociologica esistenziale, i nostri problemi politici non sarebbero minimamente risolti. C'è anche una dittatura dei fatti. E se noi ci fidiamo troppo dei fatti, allora corriamo lo stesso pericolo di perdere la nostra libertà che corriamo se non riusciamo a riconoscerli. Io vengo da un paese, la Germania, dove i fatti sono estremamente importanti, ma una politica che si orienta solamente ai fatti non è un'espressione di una società libera, ma è una tecnocrazia. In questo senso possiamo trarre un insegnamento per la nostra situazione attuale. Un'idea abbastanza complicata. Se noi pensiamo che siano fatti e quelli che stanno alla base e conducono, guidano la nostra esistenza, allora noi banalizziamo il nostro essere al mondo. Questa perlomeno era la convinzione di Wittgenstein. E la stessa convinzione la condivide un altro giovane molto dotato nel 1919. E il nome di quest'altra persona, di questo uomo, è Martin Heidegger. Anche lui nel 1919 ritorna dalla guerra e tiene la sua prima lezione davanti ad un pubblico traumatizzato, davanti alle persone traumatizzate del suo paese dopo la guerra, e cerca la verità. E vuole trovare una lingua che esprima la verità, che sia al di là della scienza e che sia al di là dell'ideologia. E la sua domanda, la domanda che pone agli studenti all'inizio, è molto semplice. Cosa c'è? Cosa vedete voi? Cosa esiste? Cerca di descrivere in modo chiaro e preciso a livello linguistico. E la prima cosa che lui riscontra è che questo mondo è sensato per noi. Noi apriamo gli occhi e il mondo ci parla. Qui c'è un microfono, qui ci sono delle altre persone. Noi apriamo gli occhi e vediamo un mondo che ha senso per noi a livello linguistico. Come può essere questo? E chi ha creato questa lingua? Questa è la questione che tormenta Heidegger. E per questi contenuti sviluppa un nuovo vocabolario di cosa significhi essere un uomo. L'uomo non è più un uomo, è un esserci, un Dasein, come dice lui. È un essere che si trova all'interno del senso, che si ritrova, che si trova sempre nella verità. Il problema quindi non è come noi arriviamo alla verità, piuttosto come vedere la verità che si trova davanti ai nostri occhi. L'intuizione di Heidegger quindi è la seguente. I mezzi linguistici che noi utilizziamo per descrivere il nostro essere all'interno del mondo sono stati sbagliati per 2500 anni.
hanno creato una nebbia, una foschia tra noi e le cose. Ci hanno allontanato da noi e dai nostri simili. È la lingua che noi stessi utilizziamo che ci rende impossibile vedere la verità. E quindi cosa fa Heidegger? Lui cerca di trovare una nuova lingua che ci avvicini maggiormente alla verità. Quindi cambia negli anni venti tutto il vocabolario che noi abbiamo sempre utilizzato per definirci come uomini, lo sostituisce, ne trova uno nuovo. Ad esempio, nel mondo di Heidegger non ci sono più soggetti e oggetti. C'è un esserci che si è sempre ritrovato all'interno del mondo. Non c'è il problema di arrivare alla realtà nel mondo di Heidegger, perché noi siamo sempre stati all'interno di un mondo pieno di significato. Non ci sono degli oggetti a cui noi possiamo assegnare un significato. Ci sono oggetti che hanno un significato che noi dobbiamo, con cui noi dobbiamo interagire. Possiamo dire che complessivamente tutta l'immagine che aveva l'Occidente della verità venne messo a testa in giù, per così dire, da lui, venne capovolto completamente. E conseguentemente tutti i concetti relativi alla verità che esistevano, che avevamo fino a quel momento, vennero definiti scorretti. Quindi possiamo dire in generale che l'uomo crea verità nel momento in cui rappresenta la verità. Un soggetto cerca di scoprire la verità del mondo. Questo soggetto è un soggetto che ricerca, che crea, che realizza dei fatti. La parola si riferisce appunto a facere, quindi fare. Per Heidegger invece è il contrario. La verità c'è già, non viene fatta dall'uomo e non avrebbe nemmeno potuto essere realizzata nel mondo dall'uomo. Lo stesso vale per la lingua. Se gli uomini avessero il compito di rendere questo mondo pieno di significato, non ce la potrebbero fare da soli, perché il senso è lontano da noi. E lo stesso vale per la verità. È una concezione particolare, strana, quasi mistica. Wittgenstein e Heidegger infatti dicono anche questo. Quello che sta alla base di questa verità non può essere riassunto, espresso in parole. Noi dobbiamo prenderne atto, dobbiamo rimanere stupiti di questo, dobbiamo lodarlo come un regalo, un dono. La verità non è qualcosa che noi facciamo, ma è qualcosa che ci può essere regalato. Forse possiamo trarre da questo delle conseguenze liberatorie, ecco, poco moderne in realtà. Per questi stregoni del XX secolo la lingua non è comunicazione, ma qualcosa che ci apre il mondo. Per questi
stregoni, quindi la lingua non è qualcosa creata dall'uomo nel mondo, è qualcosa all'interno del quale l'uomo si ritrova. Se volete, quindi possiamo parlare di una lingua dietro la lingua, una di una verità dietro la verità, con la quale la verità non ha a che fare. Si potrebbe dire che questa verità dietro la verità è sicura rispetto a noi, è sicura rispetto ai nostri interessi, i nostri desideri e i nostri desideri di potere e il nostro desiderio di manipolazione. Quindi questo significa che come prima cosa abbiamo una morale negativa. L'uomo non è quindi così potente come pensa di essere nei confronti della verità. Forse è importante ricordarsi anche che la verità non è stato qualcosa con cui gli uomini hanno avuto a che fare nella cultura dell'Occidente, ma la verità è stata trascendente, era di Dio. Questa è un'intuizione che Heidegger e Wittgenstein vogliono tenere viva, vogliono mantenere. La verità positiva dietro tutto questo per entrambi è che la distanza che noi vediamo, che noi abbiamo tra la verità che conosciamo, che riconosciamo e la verità che ci è data, consente uno spazio di libertà. E questo spazio della libertà è quello che la filosofia deve sempre conquistare. Proprio perché la verità non è una cosa presente solo per gli uomini, è qualcosa che ci protegge dalla nostra stupidità. Questa è forse l'unica protezione che noi abbiamo. Questi due pensatori non possono essere definiti solamente come pensatori in senso filosofico ed accademico. Per loro era stato molto importante vivere secondo quello che pensavano e avere uno stretto rapporto tra la loro filosofia e il modo in cui loro vivevano. Per loro la filosofia non era solamente uno studio accademico oppure una carriera, ma un modo di essere nel mondo. Prendere sul serio le proprie domande e muoversi in modo orientato al senso. Questi due pensatori sono anche un esempio di quanto possa essere pericoloso quando questa distanza diventa troppo stretta, quando si cade nelle proprie idee. E quando in periodi politici il proprio carattere diventa troppo piccolo per la grandezza del pensiero, la vastità del pensiero. L'esempio di Heidegger è proprio un esempio di questo tipo. Negli anni venti, infatti, lui, partendo dalla sua filosofia, è poi
passato, è passato ad, altre, ad un'altra strada che l'ha portato in ultima analisi a dedicare una parte della sua vita e ad essere ossessionato dall'idea di portare, condurre un popolo secondo la sua verità. Si potrebbe anche dire che non ha capito la morale della propria filosofia oppure non l'ha compresa correttamente. E anche questo è qualcosa che possiamo imparare dagli anni venti. Che la voglia di avere grandi pensatori, per quanto possa essere corretta e giustificata, ha sempre in sé degli elementi pericolosi, insidiosi, perché ci toglie il compito di cercare direttamente noi stessi la nostra verità. Questi due pensatori e gli altri stregoni del libro sono anche un'incarnazione esemplare di virtù della verità. Non c'è solamente un concetto astratto di verità, ci sono anche virtù della verità. Queste virtù sono il coraggio, l'apertura, l'attenzione, la cura, la modestia e la voglia di non avere ragione. Sono le virtù che stanno alla base di una vita filosofica, per così dire. E penso che queste siano le virtù che possono salvare una società che si trova nella situazione attuale. Penso che quest'epoca degli anni venti sia veramente un'epoca a cui noi dobbiamo guardare per vedere quali sono le vie del pensiero in periodi di tribolazioni. Quali medicine possono veramente salvare una democrazia e quanto siamo tutti a rischio dei lati oscuri che ci allontanano dalla verità. In un'epoca in cui dominano le fake news, le notizie false, gli anni venti possono però imparare qualcosa, ossia che un concetto banalizzato di verità, che si basa solamente sui fatti, e un concetto banalizzato della democrazia, ossia doversi attenere solamente ai fatti, rappresenta ugualmente una grandissima minaccia per la nostra società, per le nostre società. Come la voglia di questi clown e di stregoni di vedere quello che è così chiaro davanti ai nostri occhi. Grazie.